Ciao ragazzi, bentornati, bentornati qui su BB Cool. Allora, giornata dedicata agli hot dog. L'insalatina la facciamo in un altro momento. Wurster, pasta sfoglia, formaggio spalmabile, bacon e il giallo dell'uovo, cioè il tuorlo. Noi che cosa facciamo? Proviamo a fare degli hot dog un pochino più carini rispetto al semplice mix che abbiamo di solito. E oggi ne facciamo in due formati diversi, perché due Wurster li tagliamo a metà, così. Gli altri invece andiamo a inciderli soltanto per una parte, in questo modo, a triangolo, in modo tale che ne salti via un pezzettino. E qui andiamo a inserire il nostro formaggio spalmabile. Video veloce, proprio perché gli hot dog, d'altronde, diciamo che probabilmente sono tra i più... tra gli esempi, diciamo, più noti di fast food, se vogliamo, cibo da passeggio. E noi ci prendiamo il nostro formaggio spalmabile qui e andiamo a inserirlo all'interno del buco. Non preoccupatevi se sporcate un po' il Wurster, non è affatto un problema. Sembra quasi un maritozzo con la panna, eh? Invece è un Wurster. E poi replichiamo lo stesso con l'altro, così, un po' meglio, ecco fatto, andiamo proprio a riempire bene, vedete che lo lasciamo tutto sommato abbondante il nostro formaggio spalmabile, non è un problema. E poi andiamo a coprire con il nostro bacon. Andiamo a fare un giro, vedete che la cremosità del nostro formaggio ci aiuta a sigillare bene tutto. Replichiamo sull'altro intero in questo modo, vedete, un discorso molto semplice e molto veloce. Ci prendiamo un'altra fetta e facciamo così. Adesso srotoliamo la nostra pasta sfoglia. Stendiamo la pasta sfoglia, non prima di aver messo anche un giro di bacon e di formaggio spalmabile anche sulle metà. Ho provato a fare in sostanza due formati, no? Perché voglio vedere quale poi viene gestito meglio dalla pasta sfoglia e dalla nostra cottura. Per cui adesso chiudo l'ultima fetta e vado ad aprire la pasta sfoglia. Ale. Allora ragazzi, partiamo dal nostro foglio. Il nostro foglio lo abbiamo, come avete visto, diviso a metà. Vedete che ne abbiamo uno da una parte e uno dall'altra, volutamente ai lembi e non al centro, cioè margine non al centro, perché adesso voglio fare questa operazione senza andare a sprecare, no? La nostra pasta sfoglia. Per cui tagliamo qui e andiamo a chiudere i due lembi. Non fa niente se si esce un pochino il nostro Wurster, eh? Non è un disagio. Ed ecco qua il nostro hot dog pronto. Replico con tutti, anche con le metà, e vi faccio vedere come saranno venuti. Ecco ragazzi come li abbiamo fatti. Questi sono i due interi. Questa è una metà che ho chiuso anche in fondo, e invece queste le ho lasciati con i due lati, diciamo, aperti. Adesso vado semplicemente a mettere un pochino di tuorlo su tutta la nostra superficie. A dopo. Ecco fatto. Dove li cuociamo? Ed ecco ragazzi dove andiamo a cuocere i nostri hot dog. L'insalatina la facciamo domani. Cosori Dual Blaze Twin Fry, 10 litri grazie all'ampio spazio di cottura, il cestello Granzone da 10 litri, appunto ideale per pasti fino a 8 persone, vedete, ha dimensioni molto ampie, per cui abbondanti, quindi tiene tranquillamente. Il cestello è 2 in 1 perché ha una piastra separatrice che può essere rimossa. Adesso ve la faccio vedere meglio. Vedete che questa piastra in sostanza può essere tolta, e togliendola vado poi a cucinare in un unico cestello da 10 litri, altrimenti in uno 2 da 5, molto comodi.
cottura con riscaldamento a 360 gradi perché abbiamo le piastre praticamente ovunque, perché le abbiamo qui, qui, ma anche sopra, poi ve le faccio vedere meglio. Abbiamo quattro elementi riscaldanti e non possiamo anche non continuare a girare i nostri cibi. Utilizza fino al 95% in meno di olio e ha un consumo energetico ridotto di quasi il 50%, per cui non male. 8 funzioni tramite questo display che poi vi mostro meglio. Tutta su questa parte si illumina. Vedo se riesco a farvela vedere già così. No, abbiamo un gioco di luce scomodo, adesso ve lo faccio vedere meglio. Con controllo wifi e naturalmente l'app VSync con le 70 ricette pensate per noi, diciamo, utilizzatori europei, e quindi pensate anche a un ambito di benessere maggiore. Adesso ve la faccio vedere un pochino meglio da vicino per farvi capire che cosa si intende per Twin Fry. Ecco, vedete il nostro display acceso, air fry, roast, bake, grill, reheat, dry, per cui ha 8 funzioni con grand zone oppure zona 1 o zona 2. Va tranquillamente fino a 240 gradi, per cui adesso vi voglio far vedere meglio il separatore, lo vedete qui, e poi anche le varie resistenze che ci sono, per cui una, due e, come ci eravamo detti, 3 e 4. Ma che bomba! Pronti a cucinare i nostri hot dog, e ci facciamo anche le patatine, va? Ed ecco come abbiamo disposto: da una parte patatine e stick di pollo, a destra invece i nostri hot dog pronti a cucinare. Allora ragazzi, zona 2 e andiamo 10 minuti a 180 e andiamo. Air fry va benissimo. Zona 1 andiamo a 180 e andiamo a 12 minuti e andiamo. Abbiamo, vedete, due spazi che lavorano separati, uno con un po' più di tempo, stessa temperatura della zona 2, che però deve cuocere meno perché gli hot dog dovrebbero dorare prima delle nostre patatine. Quindi non abbiamo bisogno di girare, non abbiamo bisogno di fare niente. Se avessi voluto fare un'unica cottura, se avessi avuto, per dire, molte più patatine, grand zone, e avrei cucinato sull'intera superficie del nostro cestello. Adesso aspettiamo. Naturalmente questo è una ricetta per quanto riguarda gli hot dog che può anche essere fatta in forno, può anche essere fatta tranquillamente nei barbecue, in modo tale che in cottura in diretta prenda quella leggera affumicatura di carbone. Aspettiamo e poi vediamo come saranno venuti. Dunque, mancano 30 secondi alla fine della cottura degli hot dog. Devo dire che non è neanche rumorosa e abbiamo anche le pinze, quindi un elemento in più che ci aiuterà poi a estrarre i nostri hot dog dal cestello senza sporcarci le manine. Detto che poi dovremmo sporcarci le manine per mangiarli, ma questa è un'altra storia. Ci siamo quasi. 3, 2, 1. E sentite il segnale che dà la nostra friggitrice. Pronti a vedere? Che meraviglia! Allora, voi non li vedete, ma adesso ve li mostro subito. Guardate che belli i nostri hot dog. Pazzeschi, sono pazzeschi. Finiamo le patate. E quindi andranno soltanto queste due parti di serpentina. Pronti ragazzi ad assaggiare il nostro mitico hot dog? Devo dire che Cosoni mi ha dato una grande mano a cucinare in 448 tutto quello che avevo bisogno, anche le patatine super scrocchiarelle, non ve le ho fatte vedere, però devo dire che ha cucinato tutto in maniera molto versatile e mi intriga pensare di usare la grand zone per fare un bel pezzo di carne con la funzione roast. Lo faremo certamente in futuro. Qui sotto trovate tutti i riferimenti per Cosori, oltre naturalmente ai nostri. Se volete stare in contatto sapete ormai esattamente come fare, esattamente come sapete come iscrivervi cliccando qui se vi fa piacere, e poi qui sotto se volete guardare un altro video. Io vi ringrazio di essere arrivati fin qui, vi mando un grandissimo abbraccio e come sempre ragazzi, alla prossima!